Ciao a tutti, sono Roxy e dato che me l'avete richiesto tantissimo, in questo video vi farò vedere come decoro la mia agenda Erin Condren in versione natalizia. Allora, non vi preoccupate perché queste idee le potete utilizzare anche se non avete una Erin Condren per i vostri quaderni, diari, agende, album, quello che volete. E mi raccomando, rimanete fino alla fine perché c'è una sorpresa. E come prima cosa andiamo a prendere la nostra agendina e tutto l'occorrente per decorarla. Dopodiché vado a scegliere i colori e i motivi che voglio utilizzare in questa settimana. E come prima cosa vado a decorare il bordo superiore e inferiore della pagina. In questo caso vado ad utilizzare questo scotch grigio e bianco con i fiocchi di neve. Poi, per richiamare i colori di questo scotch, vado ad utilizzare uno scotch solo grigio al centro della pagina. Poi vado a decorare alcune finestrelle con questa carta adesiva dal motivo natalizio. E poi vado ad utilizzare dei motivi e dei colori un po' diversi per separare il fine settimana dal resto della settimana, così. Utilizzo queste bandierine nei giorni in cui carico su YouTube, scrivo anche weekend nel fine settimana. E poi al lato della pagina mi piace mettere la lista della spesa per la settimana e anche delle cose da fare. E poi aggiungo tutte le altre cose da fare durante la settimana, gli allenamenti, quando andare in posta, fare la spesa, quando lavarmi i capelli, quando e cosa filmare, editare e caricare. Cosa guardare in TV? E poi vado a decorare tutto lo spazio restante con altri adesivi, dei disegnini, frasi, eccetera. E mi piace molto utilizzare questi adesivi con aforismi e frasi carine. E voilà, ecco il prima e il dopo. La sorpresa è che farò un giveaway e sì, vi ho preso una Erin Condren. Ora vi faccio vedere cosa c'è nella scatola che arriverà al vincitore. Allora, nella scatola abbiamo queste cartoline della Erin Condren, ma io aggiungerò anche qualche cosa di Roxy Roxy TV. Poi questa è la copertina che ho scelto, non ci ho messo il nome perché ovviamente non so il nome del vincitore, e comunque potete comprare anche solo la copertina sul sito della Erin Condren e personalizzarla, perché tanto le copertine sono intercambiabili. Il dentro è così, ma non vi preoccupate perché nel video della prossima settimana, in cui annuncerò il vincitore, vi farò vedere la mia agenda del 2016, quindi potrete vedere com'è l'interno un po' più nel dettaglio. Le regole del giveaway sono molto semplici: numero 1, dovete essere iscritti al mio canale perché questo è un regalino per i miei iscritti. Numero 2, dovete essere maggiorenni, e se non siete maggiorenni chiedete il permesso dei vostri genitori per partecipare, perché il vincitore dovrà darvi i suoi dati personali, il suo indirizzo per ricevere il premio. E per vincere quello che dovete fare è essere super attivi sul mio canale. Infatti sceglierò il vincitore semplicemente dalle impostazioni del canale, dove posso vedere ogni
giorno chi è il fan numero uno. YouTube calcola il fan numero uno in base a quanti video vede questo fan, quante volte li vede, se mette mi piace, quanto commenta, quanti video commenta e se condivide i miei video sui vari social. Infatti sotto al video potete cliccare su condividi e lo potete condividere. Avete quindi una settimana per diventare il fan numero uno. Io fra una settimana andrò appunto nelle impostazioni del mio canale, andrò a vedere chi è il fan numero uno e lo contatterò su YouTube, quindi controllate anche i vostri messaggi privati. Se il fan numero uno non mi risponderà o non vorrà il premio, passerò al secondo posto, poi al terzo posto, poi al quarto posto, tanto io posso vedere tutta la classifica. Se non mi interessa la Erin Condren, potete fare due cose. Numero uno, potete passare la palla al secondo fan, punti karma, oppure potete comunque prenderla perché sono sicura che nella vostra vita c'è qualcuno che adorerebbe avere una Erin Condren. E tutto qua, in bocca al lupo a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ari, ciao, grazie per essere rimasti fino alla fine. Anche questa settimana abbiamo il Roxy Rocker della settimana che è Luca. Grazie per avermi mandato questa fotina e grazie per aver comprato la maglietta di Roxy Rox TV con il virtual hug. Ti mando tantissimi bacini e ti amo tantissimo. Saluto anche tutte le persone che mi hanno mandato un tweet che sono qui sotto. Vi mando tantissimi bacini e un virtual hug. Se volete essere salutati basta che andate su Twitter e mi mandate un tweet e qui vi lascio altri due video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!